Ciao a tutti ragazzi, oggi voglio mostrarvi la mia attrezzatura imprescindibile quando devo lavorare su un matrimonio. Ma partiamo subito, sigla! Corpo in macchina A7S2 A7S3. L'S2 è la macchina che mi ha accompagnato fino ad oggi in tantissimi lavori e rimane a mio modesto parere una delle migliori macchine in circolazione. Con l'uscita della S3 però è stata trasformata in una macchina a muletto e viene usata solamente in casi di emergenza, almeno da me. Infatti ad oggi preferisco utilizzare un solo corpo macchina facendo il cambio delle lenti piuttosto che fare come facevo in passato, ossia due corpi macchina e due lenti contemporaneamente. Questo perché la S3 ha la capacità di registrare in 10 bit nativi oppure in 12 bit tramite l'Atomos Ninja 5 e questa è una notevole differenza. Parliamo di lenti. 24 mm Sony G-Master 1.4, 135 mm sempre Sony, sempre G-Master 1.8, e Zenith Helios, lente vintage, 58 mm. Il 24 mm è un grandangolare preciso, prende tutta la scena ed è la lente che io utilizzo di più. Il fatto poi di filmare in 4K tutto il matrimonio mi permette di croppare, ossia ingrandire le scene a mio piacimento e quindi andare a simulare differenti tagli di lente. D'altro canto, il 135 mm è invece una lente molto spinta, molto ravvicinata, non semplice da utilizzare, ma allo stesso tempo sforna delle immagini da togliere il fiato con uno sfocato veramente incredibile. La utilizzo nei primi piani quando voglio mostrare il dettaglio di qualcosa o di qualche avvenimento, appunto sempre nei ritratti, o dettagli molto molto ravvicinati. Non contestualizza l'immagine perché rimane molto ravvicinata, anzi comunque rende intima, secondo me, la situazione, la scena. È un portento di lente, forse per me la utilizzerei sempre. Per quanto riguarda la lente vintage, lo Zenith, non è molto luminosa e non è ovviamente stabilizzata, essendo comunque appunto una lente vintage. Senza l'adattatore a baionetta non potresti utilizzarla e montarla. La utilizzo esclusivamente durante i ritratti, se ho molto tempo da perdere, oppure durante i momenti concitati della festa, per via appunto delle aberrazioni e degli artefatti che fa sul suo sfocato, riesce un po' a incrementare quello stato di caos e divertimento, passatemi il termine. Il tutto comunque aiuta lo spettatore a immedesimarsi nella situazione che state andando a comunicare. Ok, adesso parliamo di memorie. SD XC ProGrade da 128 GB all'una, classe V90. Poi una CF Express Sony di tipo A, originale Sony perché adesso il brevetto ce l'ha solo esclusivamente Sony, su corpo macchina. Due SSD sull'Atomos per le registrazioni in ProRes esterne. Senza entrare troppo nello specifico, ci sono situazioni in cui registro su corpo macchina ed altre esternamente in ProRes RAW sul Ninja 5. Monitor esterno, Atomos Ninja 5 non solo riproduce le vostre immagini in maniera estremamente fedele, ma le registra. Lo fa in 4K e lo può fare anche in RAW con codec ProRes. È pieno zeppo di impostazioni, per cui se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Parliamo di gimbal. RS2 della DJI, leggero, in carbonio, con monitor integrato, molto potente. Nonostante io copra quasi tutte le riprese a mano libera, voi perché ho bisogno di essere il più rapido possibile, voi che la stabilizzazione della S3 sia stata ulteriormente migliorata, sia dal lato hardware, vedi corpo macchina, che dal lato software, Catalyst, prodotto Sony. Andate a cercarlo. Questo gimbal mi ha comunque reso tutto estremamente più semplice. È rapido nella prima parte della stabilizzazione. Ha una doppia piastra, quindi quando devo sganciare il corpo macchina, sgancio semplicemente qui e vado, poi torno, riassemblo senza perdere nulla in quanto riguarda stabilizzazioni varie.
Non perdo nulla. Inoltre ha i blocchi su tutti gli assi, il che mi permette un trasporto comodo quando mi devo spostare da una parte all'altra. Posso vedere sul monitor se ad esempio stanno sforzando troppo i motori, o posso comunque dare un ulteriore settings di stabilizzazione sempre dal monitor integrato. Parliamo di filtri ND variabili. Ne utilizzo due. Lavorando in situazioni di perenne movimento, questo è il massimo della rapidità, anzi... probabilmente il massimo della rapidità sarebbe non usarli, però devo usarli. Utilizzo un Nisi ed un K&F, occludono senza vignettature ma con una leggera tendenza al verde. E vanno a bloccare da 1,5 ai 5 stop. Essendo le mie lenti principali molto luminose, sono estremamente necessari. Discorso drone, Mavic 2 Pro. Altro esempio di rapidità. Quando ti serve apri, voli, semplice. Non sempre riprendo col drone, anzi, lo faccio solo per contestualizzare l'evento o un avvenimento, tenendo sempre presente se ci sono appunto i presupposti artistici per l'utilizzo, ossia se l'ambiente è un bell'ambiente, lo riprendo, se fa schifo rimane lì dov'è, e poi se è possibile volare in quella determinata zona e circostanza a norma di legge. Insomma, le riprese col drone sono il 5% del mio lavoro probabilmente. Anche qui monto dei filtri ND, in questo caso sono tre tipi diversi, della Polar Pro, con gradazioni differenti, e si sostituiscono praticamente al suo vetrino parafiltro originale. Secondo me Polar Pro non sbagliate. Facendo un passo indietro sulle camere, parliamo di cage o rig. Amore e odio, vi spiego il perché. Utilizzo due setup, uno per corpo macchina. Allora, questo è quello sulla 7S3, invece questo è quello sulla 7S2. L'enorme aiuto è che ci puoi attaccare tutto, l'enorme schifezza, secondo me, è che ti rendono una cosa concepita per essere leggera, pesante. Ecco perché è bene non abusarne. Parliamo di luci. Mi porto dietro sì anche le luci, nonostante io sia molto contrario all'utilizzo di luci, almeno per quanto riguarda il mio stile, però insomma. Dicevo, mi porto dietro due tipi di luci, anzi no, sono quattro tipi di luci. Un faretto quadrato a LED alimentato a batteria ed un altro modello Luke Skywalker, sempre a batteria. Altri due tipi di faretti sono portatili, e sono uno della Manfrotto e un altro che, di cui non mi ricordo il nome, e ce l'ho qua dietro. Ah, il Lume Cube, praticamente il Manfrotto e quest'altro io li attacco sulla slitta della videocamera, e viene utilizzato soprattutto durante le situazioni di festa, di matrimoni serali. Normalmente appunto lavoro a luce naturale, anche al buio, però quando si tratta appunto di matrimoni serali, come dicevo, ho bisogno di un po' più di colore, magari appunto durante i balli, la festa, o voglio ricreare ad esempio un ambiente molto particolare in fase di ritrattistica, sempre appunto che ne abbia il tempo. Allora utilizzo i LED colorati. Ad esempio sulla spada laser, come la chiamo io, che è la mia luce preferita, quella che uso di più, posso controllarne il colore e l'intensità tramite app. Adesso faccio un po' di spazio, perché mi serve per una delle parti principali. Ok. Parliamo di comparto sonoro. L'audio è importante, quasi quanto la parte video. Ecco perché bisogna curarlo particolarmente. Con me porto VideoMic Pro della Rode per l'audio ambientale, due Tascam DR10L, un altro Tascam DR05, poi utilizzo il kit Rode Wireless Go con il lavalier, che in questo caso della Sennheiser ce l'ho qui addosso, un altro Tascam, il DR40X, questo qua, importante, cavi e cavetti con attacchi jack, attacchi bazooka, jack to jack, sì, insomma, ce n'è. Oltretutto questo è nuovo, non l'ho ancora usato. Ok, andiamo con ordine. Il VideoMic Pro della Rode attaccato alla Sony o all'Atomos riprende in diretta l'audio ambientale. In questo caso il parlato non mi interessa, anzi, non ci tengo che non debba distinguersi. Infatti nei miei wedding video il vociare deve essere appunto un vociare, deve essere un brusio. Per registrare il parlato limpido e cristallino utilizzo appunto i DR10L, che sono microfoni esterni, autonomi, muniti di micro SD e registrano tramite lavalier. Ne ho uno nero per lo sposo ed uno bianco per la sposa. Hanno il compito di registrare il parlato di cerimonia, discorsi, eccetera. Lato sposa
L'audio viene ripreso solo in determinati matrimoni, appunto non in tutti. Il Wireless Go viene utilizzato sul celebrante, questo però solo nei matrimoni informali, oppure su qualche amico, su testimone. Tascam DR40X invece, grandissimo microfono a Y, viene attaccato tramite o jack o appunto le sorgenti sinistra-destra con i cavi a bazooka. Lo posso collegare direttamente o alle casse di filo di fusione o alla console del DJ o chiunque abbia una console. E mi serve appunto per intercettare l'audio dei microfoni quando magari sono presenti dei discorsi. Questo funge da backup se appunto qualche lavalier dovesse fallire. Mentre il microfono DR05 funge da backup del backup. Diciamo che non importa come, l'importante è portare a casa il lavoro. Ok, mettiamo un po' di ordine. Messo tutto dentro. Parliamo di borse e valigie. Ok, qui ho valigia gimbal. Poi abbiamo zaino Manfrotto MB qualcosa, non mi ricordo. Però è enorme, il più grande e il più pesante. Poi c'è la valigia del drone. La sacca Manfrotto per mettere appunto tutto il comparto audio. Inoltre ho questa valigia rigida. Adesso fondamentalmente non la utilizzo più. La marca è Vanguard, super rigida, appunto però è difficile che ormai me la porti dietro. Una questione se dovessi viaggiare e fare qualche matrimonio all'estero, allora magari per sicurezza corpi macchine e lenti li carico qua. Varie ed eventuali cinghie Peak Design per il corpo macchina. Con gli sganci rapidi attacco e giro con questo. Praticamente appunto vengono attaccate o al cage o appunto al corpo macchina e sono utilissime per lavorare a mano e soprattutto velocemente. Poi ho i fumogeni, questi praticamente li uso nei matrimoni serali quando la location si presta a questo tipo di riprese e gli sposi sono soprattutto ben disposti a farlo. Poi abbiamo kit di pulizia, sempre a portata di mano, normalmente sono tutte cosettine che mi tengo in tasca. SSD da 500 GB per fare i backup dell'SD, inserisci l'SD, backup fatto. Credo di aver fatto l'elenco di tutto, questa attrezzatura è semplicemente evoluzione, e adattamento di ciò che appunto è congeniale al mio metodo di lavoro durante i matrimoni. Quindi è improvvisazione e soprattutto è velocità. Non è una guida assolutamente per gli acquisti e questo appunto non è un video che non è soggetto a nessun tipo di sponsorizzata. Ragazzi, se siete arrivati fin qui nella visione avevate un sacco di tempo da perdere. Se avete skippato tutto e controllato giusto la lista degli articoli che ho messo in descrizione avete fatto bene. Io comunque vi ringrazio lo stesso e alla prossima. Ciao!